Il cubismo nasce a Parigi intorno al 1907 ad opera di due pittori, Pablo Picasso e Georges Braque. Per parlare di cubismo dobbiamo aver presente alcune parole chiave. La prima è la riduzione delle forme in cubi, in piccoli cubi, e da lì deriverà il nome, come vediamo. Il secondo è il riferimento alla scultura africana e quindi l'ispirazione a queste forme. Il terzo è la visione delle immagini da differenti punti di vista. Vediamo la prima, la forme ridotte a cubi. Si dice che Matisse, quando ha visto le case alle stack di Braque, il dipinto che vediamo qui, ha proprio detto che sembrano, che queste case sembrano dei piccoli cubi. Da qui deriva appunto il nome cubismo. Picasso e Braque non si sono messi a dipingere in questo modo, partendo già con l'idea che avrebbero inventato una nuova corrente artistica, ma semplicemente hanno sintetizzato le forme e quindi questo primo passaggio è la sintesi e la semplificazione delle forme attraverso immagini molto geometriche, molto sintetizzate e semplificate. Il secondo riferimento è l'ispirazione alla scultura africana. In questi anni sappiamo che erano abbastanza di moda le sculture africane, venivano portate appunto dall'Africa ed esposte in mostre e vendute, quindi c'era un certo interesse per queste forme bizzarre. E quindi il cubismo è influenzato dall'arte africana perché, essendo di moda, e molti artisti in questo periodo sono molto affascinati da queste forme. Cosa succede? L'arte africana non deve liberarsi da vincoli di bellezza, di estetica, di correttezza formale e quindi non ha nessun vincolo col passato. Ne derivano forme molto espressive, semplificate, completamente deformate, antinaturalistiche. E quindi la rottura con la tradizione, diciamo, occidentale è già tutta impressa in queste forme molto libere e molto espressive. Da qui, appunto, gli artisti si ispirano a queste immagini. Il punto 3, cioè differenti punti di vista, perché l'abbiamo messo? Perché esiste in questo momento una nuova concezione dello spazio-tempo. Grazie ad Einstein, con la sua teoria della relatività, infatti si comincia a studiare il concetto fisico dello spazio-tempo. Il tempo è la quarta dimensione. Quindi i pittori come fanno a inserire questa quarta dimensione all'interno di un'immagine che di dimensioni ne ha tre? Quindi, oltre alla larghezza, l'altezza e la profondità, i pittori inseriscono il tempo. Il tempo è rappresentato raffigurando contemporaneamente molti punti di vista nella stessa immagine. Cosa succede? L'artista di fronte a un oggetto lo scompone in forme geometriche semplici, quindi è come se lo facesse esplodere e lo spezzettasse in tanti pezzi, negli elementi che lo compongono. L'artista immagina poi di vedere l'oggetto da più posizioni e da più punti di vista diversi, quindi si sposta di lato, si sposta di sotto, si sposta di fianco e ogni immagine che viene vista da un punto di vista diverso viene dipinta contemporaneamente sul quadro. In questo quadro quindi si sovrappongono, si compenetrano un sacco di piani, di visioni che in trasparenza appaiono una sopra l'altra. Quindi i cubisti cercano di riprodurre l'oggetto simultaneamente mettono dentro nel quadro anche il tempo che ci vuole per cambiare la posizione e per vedere l'oggetto rappresentato da più punti di vista. In questo senso, appunto, possiamo dire che viene introdotto il concetto di tempo. Il cubismo non ha una vera e propria data di nascita. Più o meno la prima opera cubista è Les Demoiselles d'Avignon, dipinta da Picasso nel 1907. Picasso non l'ha dipinta consapevolmente, volendo partire con una nuova corrente artistica, ma
In realtà dentro quest'opera ci sono già tutti i principi dell'arte cubista, quindi ci sono delle forme ridotte a cubi, semplificate, sintetizzate, il primo punto che abbiamo visto prima. C'è dentro il riferimento e l'ispirazione all'arte africana. Se noi vediamo le facce, i volti di queste modelle, vedete come assomigliano e come vengono scomposte, riproposte e sintetizzate come fossero delle maschere appunto africane. Inoltre, lo spazio, vedete, non è più uno spazio prospettico, realistico, ma viene visto da molti punti di vista. Picasso ha lavorato a questo quadro per tanti mesi e ha prodotto tantissimi bozzetti. Resterà deluso dalla critica che riceverà questo quadro, anche perché dopo tutto il suo lavoro anche gli stessi artisti, i suoi amici, i suoi contemporanei, restano sconcertati e criticano negativamente. Questo proprio perché sconvolge in un colpo solo tutte le regole della pittura, quindi con un colpo di spugna cambia completamente l'idea della pittura tradizionale. Il cubismo ha varie fasi. Dopo una prima fase, che è la riduzione in forme geometriche semplificate degli oggetti e delle forme rappresentate nel quadro, i pittori cubisti prendono le forme, appunto, e le fanno esplodere. Questa fase si chiama cubismo analitico, proprio perché ogni faccia, ogni sfaccettatura della forma viene analizzata e viene riproposta sul quadro in visione simultanea. Tutti i piani di queste visioni si compenetrano e appaiono trasparenti uno sopra l'altro. Infatti qua possiamo vedere che in questo ritratto ci sono varie visioni. Qui appare il giornale e oltre al giornale vediamo i bottoni della giacca, il colletto. Questo personaggio è ritratto mentre sta leggendo il giornale, ma vediamo anche la sommità della sua testa, come se fosse vista da un altro punto di vista. Stessa cosa per questo violino e la brocca, che vengono spezzettati e ricomposti sul quadro, come fossero visti contemporaneamente da tanti punti di vista diversi. La fase successiva del cubismo si chiama cubismo sintetico. Qua vediamo avvenire una cosa molto interessante. Le composizioni diventano molto più semplici, molto più sintetiche e molto più colorate. Infatti, nel cubismo analitico i toni stavano diventando completamente monocromi. Qui vediamo riapparire il colore e viene usato il collage. Il collage come elemento della realtà che entra a far parte del quadro, quindi pezzi di giornale, pezzi di stoffa, pezzi di paglia. Come possiamo vedere qui da questo quadro, Chitarra del Pablo Picasso, i materiali usati sono carta, carboncino, carta stampata, inchiostro, gesso, quindi abbiamo delle opere polimateriche con tanti tipi di materiali diversi che vengono incollati contemporaneamente sulla stessa superficie. Riassumendo, le fasi del cubismo sono la prima di geometrizzazione e di semplificazione delle forme, la seconda, il cubismo analitico, di apertura, quasi esplosione e analisi di tutte le sfaccettature delle forme e la ricomposizione sul quadro con visioni simultanee. La terza fase, il cubismo sintetico, prende le forme, le semplifica e le fa diventare più semplici, molto più colorate, aggiungendo elementi di collage. L'artista più importante del cubismo è Picasso. Dopo una prima fase iniziale, dove dipinge in modo figurativo delle figure su tonalità blu, infatti il primo periodo si chiama blu e il secondo il periodo rosa, dove la sua poetica si avvicina agli ultimi e ai poveri, diciamo, della sua società, approda al cubismo. Quindi è di origine spagnola ed espone per la prima volta nel 1900 a Parigi. Nel 1907 abbiamo visto comincia questa fase sua cubista con le Damoiselles d'Avignon. Vediamo che Picasso attraversa tutte le tre fasi del cubismo, quindi la prima geometrizzazione delle forme, la seconda con
il cubismo analitico che apre le forme e le analizza da tutti i punti di vista, mettendoli simultaneamente nel quadro, quindi lavorando e facendo apparire nel quadro anche la dimensione del tempo. La terza fase, quella più sintetica, quella più stilizzata, dove le forme ritrovano il colore e venne aggiunto il collage e degli elementi materici all'interno del quadro. Un'altra cosa molto caratteristica sono i suoi ritratti. I volti femminili vengono visti contemporaneamente di fronte e di profilo, quindi le composizioni così asimmetriche di questi volti si rifanno proprio al fatto che Picasso rappresenta allo stesso momento più visioni di un volto contemporaneamente. Uno dei suoi quadri più importanti e conosciutissimo è Guernica. Diventa questo quadro il simbolo, diciamo, della denuncia contro la violenza e contro tutte le guerre. Cos'era successo? Una cittadina spagnola viene completamente distrutta da un bombardamento aereo da parte dei nazisti. Picasso realizza il dipinto quindi in piena guerra civile spagnola e decide con questo dipinto di schierarsi contro la violenza della guerra. Il dipinto è monocromatico e rappresenta la brutalità e il dramma di questo bombardamento. Vediamo qui tutte le caratteristiche del dipinto, quindi non c'è più differenza tra spazio interno ed esterno. Non si distingue più cosa è dentro, cosa è fuori, c'è una deformazione completamente dello spazio e della realtà e le figure vengono riproposte contemporaneamente su più piani, è completamente monocromo anche per ricordare la drammaticità di questo fatto e sicuramente alcune espressioni, alcune facce ricordano e si rifanno all'arte africana. Troviamo quindi una sintesi di tutto il cubismo in questo famosissimo quadro.